Rieccoci di nuovo insieme, stiamo giungendo alle battute conclusive della puntata di oggi di Just Today. In questo 2 agosto 2024 ci colleghiamo adesso con Maria Pia Liguori, che vedo già nel maxischermo alla mia sinistra, per tornare a parlare di libri, perché lei è la ideatrice di Libro del Sole, la rassegna letteraria che si sta svolgendo al Lido del Sole, questa frazione di Rodi Garganico sul Gargano, appunto, che d'estate, come è noto, accoglie tantissimi turisti. Buongiorno Maria Pia, ben trovata. Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'attenzione. Grazie a te per l'impegno che posso dire quotidiano, perché ci conosciamo nel promuovere la cultura, e senza dubbio l'estate è la stagione per eccellenza, non solo nella quale poter leggere, perché magari abbiamo un po' più di tempo a disposizione, ma anche per incontrare tanti autori e autrici che attraverso le loro opere ci permettono di viaggiare anche stando fermi, ecco, come solitamente fa un buon libro. Allora, raccontaci di come nasce Libro del Sole e come si sta sviluppando. Allora, intanto faccio una piccola premessa. Noi siamo un po' abitanti di questo luogo che è un luogo del cuore, perché il Lido del Sole è la nostra casa di quando eravamo bambini e abbiamo avuto la fortuna di trascorrere le famose estati lunghe, giugno, luglio, agosto, i nostri genitori ci portavano lì e quindi avevamo questo tempo infinito di libertà. Per me è un posto caro, al quale veramente sono molto legata. E siccome mi occupo, tu lo sai benissimo, con la mia società di comunicazione, è stato facile, come dire, pensare ad un progetto. Ne ho parlato ovviamente con l'ATAS, che è l'associazione, che cura, diciamo, le attività al Lido del Sole, se ne occupa. Poi quest'anno il villaggio è stato anche ristrutturato e quindi abbiamo, come dire, siamo tutti contenti di avere, anche una bella location, perché la piazza Ippocampi che ci ospita è una piazza che è stata, come dire, rifatta, ristrutturata, e è stato anche tolto una vecchia fontana e invece al suo posto è stato posizionato un bellissimo ulivo. Quindi è stato un tutt'uno proporre un qualcosa di diverso per il nostro villaggio, e l'ATAS subito ha accolto questa proposta. La cosa bella è che questo evento è stato, diciamo, poi costruito grazie ad una serie di amici che abitano Lido del Sole sempre d'estate, perché ci siamo guardati intorno e a Lido del Sole c'è appunto Michele Piscitelli, che ho conosciuto quest'anno, che ha una libreria che è l'Orsa Minore a San Severo, e quindi con lui abbiamo subito, diciamo, ci siamo subito intesi, abbiamo creato questo cartellone, e poi ho coinvolto anche un'altra carissima amica che è Carla Bonfitto, che anche lei a casa Lido del Sole, siamo amiche d'infanzia, e che ho riscoperto ovviamente anche qui a Foggia come blogger letteraria, sempre ad altre presentazioni di libri. Quindi insomma si è unita diciamo, un gruppo di amici, insieme ovviamente a Tiziana Severo, a Roberto Nigri dell'associazione. È un gruppo di amici che, appunto, in maniera collaborativa e fattiva, ha subito dato seguito diciamo, al mio input. E devo ringraziare anche un'altra persona, che Sara Palumbo, che anche lei non conoscevo, ed è la nostra interprete Liz, perché abbiamo Lido del Sole, un gruppo di persone audiolese che, in questo modo, possono tranquillamente partecipare ai nostri incontri, perché Sara interpreta nella lingua dei segni i nostri incontri. Quindi sono stati incontri inclusivi anche da questo punto di vista, e questa cosa mi rende molto felice. Gli appuntamenti sono stati quattro, ne dobbiamo terminare, ne avremo uno adesso con il 6 agosto con Davide Grittani, che attendiamo con grande trepidazione. Abbiamo avuto Luca Bianchini con Il cuore è uno zingaro, col quale abbiamo aperto la rassegna, e che ha scritto questa commedia gialla molto divertente e molto interessante da leggere. Sono tutti libri di facile lettura e immediatezza, ma lasciano poi il tempo per pensare, per riflettere, anche perché l'estate è un periodo di
appunto di vacanza, ma è anche l'occasione, può essere anche l'occasione per, insomma, riflettere su alcuni temi importanti. Abbiamo conosciuto Laura Campiglio, che è un'altra giornalista e scrittrice, che ha scritto un libro molto interessante che si chiama Contenti Tutti, che parla di questa, di Elena Alberti, questa donna che scompare per 48 ore per poi ritornare completamente diversa. Quindi anche uno spunto interessante, insomma, a comprendere quando poi le nostre vite sono magari catalogate e diciamo in determinati schemi. Abbiamo avuto poi un incontro con la poesia, l'abbiamo voluto inserire perché anche la poesia ha il suo perché ed è, io la sto riscoprendo molto per ovvie ragioni, e ho notato che però andando in giro anche per vari appuntamenti diciamo, in Italia con questo libro di poesie che è di Lorenzo Trigiani, sto vedendo che c'è molta gente che scrive poesie, quindi abbiamo voluto fare anche un incontro completamente, diciamo, un po' fuori, diciamo, dall'ordinario, e poi avremo il piacere di ospitare Davide Grittani il 6 agosto, con il quale chiuderemo la rassegna, che ha scritto un libro molto bello che è Il Gregge, che sappiamo essere stato anche proposto al Premio Strega 2024 di quest'anno. Insomma, siamo soddisfatti perché c'è stata una bella risposta. Il pubblico è intervenuto sempre con grande attenzione, con interesse, e quindi pensiamo sicuramente che sia una proposta da ripetere, una rassegna letteraria da rifare, e quindi io mi auguro che questa cosa abbia un seguito anche il prossimo anno. Sia solo l'inizio di un lungo percorso. È una prima edizione quella di Libro del Sole, vero? Esatto, una prima edizione l'abbiamo scandita in 4 settimane, cioè un appuntamento a settimana, interrompendo ovviamente prima di Ferragosto, perché poi Ferragosto è un momento di, insomma, anche di grande libertà, di confusione, invece comunque abbiamo preferito anticipare un po' i tempi, e l'abbiamo fatto perché Lido del Sole è un villaggio turistico, quindi la gente solitamente viene per una settimana, massimo due. In questo modo abbiamo consentito un po' a tutti di essere presenti e in qualche modo di godere di un momento di conviviale molto, molto piacevole. Tra l'altro, un'altra cosa carina che è successa è che le attività commerciali si sono dette disponibili, ecco, al termine di ogni conversazione con l'autore c'è la possibilità di assaggiare e avere, diciamo, in omaggio un aperitivo sempre lì nella stessa piazzetta, offerto da alcune attività commerciali locali, per cui è anche un modo per far conoscere le attività che ci sono, che sono comunque molto interessanti, hanno un buon prodotto da degustare e da assaggiare. Non guasta mai, non guasta mai. Complimenti, complimenti per l'energia, l'entusiasmo, per questa capacità anche di fare squadra. Ci parlavi di questa fortunata convergenza di tante menti brillanti. Tra l'altro citavi la professoressa Carla Bonfitto che per Padre Pio TV cura la rubrica L'angolo di pagine d'autore, la rassegna pagine d'autore, la rassegna letteraria che porta avanti nella sua San Marco in Lamis. L'estate, lo dicevamo in apertura, è stagione per eccellenza in cui dedicarsi alla lettura e noi siamo felici che ci sia questo fermento perché nell'epoca dei social, degli iperflussi comunicativi, il libro rimane un baluardo che ci aiuta a rallentare un attimo, a mettere in moto la fantasia e comunque a farci riflettere, a farci pensare. Per cui Maria Pia, grazie per l'opportunità che avete regalato, che Grazie. state regalando ai tanti turisti che affollano le spiagge di Lido del Sole. Quindi possiamo augurarci che sia semplicemente la prima di una lunga serie di edizioni. Ce l'auguriamo. Buone vacanze a tutti e vi aspetto il 6 agosto a Lido del Sole. Infatti, la rassegna non è ancora terminata, abbiamo un'altra opportunità, quella del 6 agosto. Ricordaci velocemente l'orario e il luogo preciso dove avviene. Sarà
Saremo lì alle 21 per iniziare, insomma, 21:30, come noi meridionali abbiamo quella mezz'oretta così di tempo per come dire, organizzare il tutto. Con Davide Grittani saremo in piazzetta Ippocampi, che è sempre al centro del villaggio, e parleremo, insomma, ci racconterà il Gregge, che è un libro sulla deriva morale della nostra epoca e, insomma, una riflessione un po' sulla mediocrità che ci circonda oggi, quindi sicuramente un libro che fa molto riflettere, ma sì, da leggere perché ci riguarda tutti. E quindi vi aspettiamo. Un libro molto attuale, quindi scritto da un autore straordinario di cui vi consigliamo di leggere anche gli altri titoli. Dunque, grazie Maria Pia per essere stata con noi. Buon libro del sole in quel di Lido del Sole, nei pressi di Rodi Garganico, e buona lettura a tutti quanti i nostri amici telespettatori. Assolutamente, grazie. A prestissimo, io nel frattempo restituisco la linea alla regia per una nuova pausa pubblicitaria. Noi ci ritroviamo subito dopo per la parte finale di Just Today.